Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Android 91 su Dragon Ball Z Kakarot. Abbiamo appena sconfitto con molta difficoltà i primi due avversari che ci ha lanciato contro il mago Babidi, Pui Pui e Yakon, e adesso c'è Darbula. O anche se dovrebbe chiamarsi Dabula, ma poi alla fine c'è un trattino lì che sta ad indicare la R nel suo nome, scritto in giapponese. A volte però non si sa se si deve pronunciare, a volte sì, a volte no, è un po' complicato. Però Darbula non si aspettava che dei mortali potessero sconfiggere Yakon. E certo, perché se uno è mortale c'ha più tempo per provarci, no? È un miracolo, ti piacerebbe? Ma la vostra fortuna finisce qui perché il prossimo avversario sono io. Convinto tu. La risurrezione del Majin si avvicina. Majin. Se Babidi ha mandato il suo braccio destro vuol dire che è disperato. Sì, avevo letto un avanti ma non c'era. Basta con le chiacchiere, fatevi sotto tutti insieme. Beh, sarebbe piuttosto facile in quella maniera. Eh no, ora tocca a me combattere. Fatti sotto. Come osi sottovalutarmi? Padron Babidi, ci mandi in un posto più adatto. Mostrerò a questi insetti il mio vero potere. Piano. Potere piccoli! C'era anche il nipote di Scooby-Doo che faceva papparapà, potere piccoli! Sì, vi ricordate il film di Scooby-Doo? Sul primo film compariva poi. Scrappy-Doo. Se l'hanno tradotto Darbula, però qui il nome vuol dire che è Darbula e non Dabula. Bene, devo liberarmi di questo spaccone e salvare piccole Krillin. Ma non combattevano negli inferi, se non sbaglio? Una mezza specie di inferi. Però non mi lamento. Allora, io ho le cure? Vai, siamo pronti ora. Ho preso un po' di scorte per curarmi la vita perché. Preparati ad ammirare la potenza del re degli inferi! Ma allora, Reemma a che serve? Cioè, sta lì solo a giudicare le anime? Boh, speravo in qualcosa di più. Beh, amico mio, se ti rompo la difesa, però. Anche tu, no? Arrivaci un attimo. Oh, no, 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 cosa? L'ho evitato? Ne faccio un altro prima che si riprenda il tutto. Vai, preciso. Molto bene, mi è piaciuto. È un livello piuttosto alto Darbula e non me l'aspettavo. Cavoli, alla fine ho dovuto recuperare un sacco di salute. Mi stava a fare solo danno. Cavoli, alla fine oh, dai, dai, però ho dovuto recuperare salute. Wow, quanti punti, salgo di livello, meno male. 58, da 56 a 58? Maledizione! Questo qui è molto più in gamba di quanto credessi. Non è affatto un nemico invincibile. Che vergogna. Gohan era molto più forte da piccolo. Allora non si è mai allenato. Mi fa venire una rabbia. Sì, perché pensa al fatto che comunque sia era diventato Super Saiyan 2 e lui non poteva. なんでこんなところに？うん、タンクスくんがみんなを追いかけ寄って。パパたち、なんか面白そうなことをしてるんでしょ？ずるいじゃん。あのね、みんなは遊びに行ったわけじゃなくて、仕方ないわね。事情を説明するわ。というわけなのよ。それでみんなそこへ。うん。魔導士。 マジン？すげえ！聞いたかよごてん。うん、面白そう。なあ、え？あっちだよね。ちょっと、あんたたち、まさか行く気じゃ？急げ！早くしないとパパたちが敵をやっつけちまう。やだやだ、見てみたい。マジブってやつ見たい。 E vabbè. Allora, ci siamo?
Nel frattempo il combattimento fra Gohan e Darbula si fa sempre più acceso. Darbula o Darbula è uguale. Maledizione, ma quanto ci mette? Basta così. Ora vado a sistemarlo. Aspetta, Vegeta, lascia fare a lui, non è ancora stato sconfitto. Mi sono stancato di questi giochetti. Voglio chiudere questa storia e combattere contro di te. È solo per questo che ho partecipato a quell'assurdo torneo. Padron Babidi, ho scoperto una cosa molto interessante. Con questo, Majin Buu si risveglierà in men che non si dica. Ehi, come osi scappare? Scappare? Ti sbagli. Non ho più bisogno di combattere perché ho trovato un guerriero più adatto. Cosa? Cosa hai in mente, Darbula? Fra quei quattro ce n'è uno con il cuore nero. Con un animo così malvagio diventerà facilmente uno dei nostri. Ho capito, facendoli combattere tra loro raccoglieremo sicuramente moltissima energia. E finalmente Majin Buu si risveglierà. Beh sì, non fa una piega. Cosa ha detto? Non ne sono certo, ma ha detto di aver trovato un avversario più adatto a me. Trovato? Chissà cosa intendeva. La tua mente e il tuo corpo sono miei! È come temevo! Vegeta! Babidi vuole usare il tuo animo malvagio per controllarti! Libera la mente, non pensare a nulla! Silenzio! Ma se libera la mente... è più facile che entri Babidi. Io faccio quello che voglio! Sì, così ora mi appartieni! Farò anche risvegliare la sua forza nascosta potenziandolo oltre ogni limite! Buono così. Vegeta, non lasciarti manovrare da quel mostro! Vegeta! Shimatta! Izo, Izo! Deva! いいところで戦わせてやろうか。パッパラパー。ここは武道会場。なんだ、あいつら。突然現れたぞ。さあ、なんと言ったかな。ベジータ。 そいつらからエネルギーを奪うんだよ。思いっきり戦いな。うるせえ。俺の目的はカカロットだけだ。他の奴らなどどうでもいい。なんというやつだ。まだこの僕に完全にコントロールされないでいる。こんなやつは初めてだ。まあ別にいいけどね。 おい。逃げろ。ベジータ。さあ、俺と勝負しろ、カカロット。これ以上死体の山を増やしたくなかったらな。 いけません。孫悟空さん、ここで戦ってしまったらバビディの思うつぼエネルギーを吸収され確実にマジンブーは復活してしまうのですよ。ジタ、君をオーラに本気を出させるため、わざとバビディの術にかかり自制心をなくしてあんなことをした。違うか。なんだって。 こうでもせんと、貴様は俺と戦わん。
った一日で貴様は二度とこの世からはいなくなってしまうのに邪魔が入ってしまったからな。そんなことで、たったそれだけのことでこんなバカなことを。バカなこと？バカなことだと？この俺にはそれが全てだ。魔人ブーのことなんかどうでもいい。こいつは俺の強さを超えやがった。同じサイヤ人でありながらこの俺を抜いたんだ。圧倒的な力を誇っていた王子であるこの俺をだ。こいつに命を助けられたこともあった。許せるもんか。絶対に。アビディ、周りに誰もいない場所に帰ろう。オラはベジータと戦うことにした。お待ちなさい。どうしても対決したいというならこの私を倒してからになさい。お父さん。わかりました。お好きになさい。すまね、カヨシー様。望み通り場所を変えてやるよ。パッパラパッ。Oh, eccoci qua. Finalmente. Voi combattete senza riserve. Io e Gohan passeremo da qui e andremo a distruggere Babidi e Darbula. Molto probabilmente Majin Buu si risveglierà. Ma sarà meglio così che fargli assorbire l'energia che sprigionerete combattendo la massima potenza. Se siamo fortunati, potremo persino impedire il suo risveglio. Non credo proprio. Vegeta, fermali! Uccidi tutti quelli che mi ostacolano! Si sente bene, eh? Io mi rifiuto! Non ho niente a che fare con Kaioshin o nessun altro. Non mi interessa cosa vogliono fare. Te lo dico ancora una volta, sistema Kaioshin! Muoviti, Vegeta! Te l'ho già detto, io voglio solo combattere con Kakarot. Io sono il principe degli orgogliosi Saiyan. Non sono nei tuoi scagnozzi! Avrai anche dominato la mia mente e il mio corpo, ma non conquisterai mai questo orgoglio! Wow. Incredibile. Non pensavo potesse esistere un mortale in grado di resistere alla magia di Babidi. È proprio combattere contro di me ad ogni costo, eh? Vegeta. Bah. Non mi è mai successo prima. Questo è un orgoglio smisurato. Lo lasci perdere, padron Babidi. Dopotutto il suo unico compito è prendere l'energia che ci serve. Sarà meglio permettere a Kaioshin e all'altro umano di entrare, in modo da farti fuori subito. Se danneggiassero la nave, Majin Buu potrebbe risvegliarsi prima di aver ottenuto il massimo dell'energia. Hai ragione. E va bene. Benvenuti. Ah, allora. Puff. Facciamoci anche questa. Allora, Vegeta. Cos'è quel polverone? Questo posto è perfetto, non credi, Kakarot? Non voglio dare la mia energia a Majin Buu subendo danni da te. Combattiamo subito alla massima potenza e finiamola in fretta. Divertente. Fammi vedere il frutto degli allenamenti fatti nell'altro mondo. Notevole. Hai ottenuto una potenza superiore a quella che aveva Gohan. Forse questo scontro non si concluderà così in fretta. Vediamo, perché sarebbe bello concluderlo in fretta e magari anche vincendo. Oh, come mi ha preso lì? Wow! Bravo Vegeta, bravo!
Non so come l'ho fermato, o se mi ha preso, non ho visto nulla. Sinceramente ero un po' distratto dal lanciargli quanti più... quante più sfere energetiche possibili. È così, è così. Bravo! Cavoli se lagga, raga, Cioè, per laggare su PS4 è grave la cosa, Non è per dire nulla. Cosa? Ah, massima potenza? Chi è? Che è successo? Mamma mia, e quanti ce n'ha? Anche la camera mia però, Vabbè ragazzi, però così non è giusto. Ah! Che stavo facendo? Mi stavo facendo quasi battere. Sì, quanti ce n'hai? Guidata sta camera mia un po' di più magari prossima volta, Goku, Finito! E vai! È andata molto bene, è andata molto bene. Sono davvero soddisfatto di questa lotta. È andata molto meglio di quello che mi aspettavo. Io volevo solo tornare me stesso! Volevo tornare Saiyan crudele spietato di un tempo! E potermi dedicare a combattimento libero da ogni altra emozione! Ho iniziato a odiare me stesso. Sono stato influenzato da voi e ho finito per diventare debole. Ho persino messo su famiglia! E la cosa non mi è dispiaciuta. Cominciava a piacermi vivere sulla Terra. Per questo motivo, volevo ritrovare me stesso. E adesso che sono tornato, mi sento benissimo. Lo pensi davvero? Nel frattempo, Babidi ha mandato i suoi sgherri a combattere per evitare danni alla sfera in cui è rinchiusa Majin Buu. あの地球人に勝てる自信はあるんだよね。当然です。あんなゴミ間違いなく片付けられます。ん?え?ふ、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 ふ
そうか。お父さんたちはスーパーサイヤ人をさらに超えたレベルで戦ってるんだ。だから そのダメージもものすごい。出る、魔人ブーが出るよ。どうせフルパワーになってしまったのなら、せめてこれぐらいの抵抗はしてやる。空っぽだ。違う。そんなはずはない。出てこい、出てこいったら、魔人ブー。残念だったな、バビディ。魔人ブーは今の攻撃で消滅してしまった。私はバビディをねじ伏せてみせます。あとはあなたがダーブラを倒せば、バビディの野望は完全に消え失せるのです。すさまじい気が膨れ上がっている。これは。え？あ、さっき玉のところから出ていた煙が。雲、いや、さっきの煙が集まっています。おい、あれ、
Bene, finisce anche questo episodio di Dragon Ball, ragazzi. Due ranghi S, molto meglio dell'altra volta. L'altra volta ero anche un po' giù, insomma, quindi non ho combattuto proprio al massimo. Ad ogni modo, è uscito Majin Buu. E da qui ci saranno anche dei combattimenti con lui. Ad ogni modo, Kuj, per questo video è tutto. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. E vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!